Amici del Calcio 5, una buona serata da Este, da Riccardo Piva, dove sta per cominciare la partita che chiude il decimo turno di questo Serie A1 fra la Cybertel Aniene e il Symbios Petrarca. Calcio a 5. Formazioni che stanno per prendere il via con la formazione ospite con la maglia rossa e i portieri in giallo che si schierano con il numero 1 De Filippis, con il 2 Mariano, con il 3 Anas, con il 7 Raubo, con l'8 Skinina, con il 10 Taloni, con il 13 Battistoni, con il 18 Pilloni, il 22 Tondi, il 24 Biscossi, il 45 Javironi, il numero 88 Cabeça, l'allenatore è Mauro Micheli. La Symbios Petrarca, che oggi battezza il nuovo sponsor, si schiera con l'1 Bastini, con il 2 Celotto, con il 3 Disarò, con il 4 Superbo, con il 7 Alba, l'8 Paganini, il 9 Fornari, il 10 Oselito, l'11 Raffigna, il 12 Vitale, il 13 Parrell, il 18 Mello, il 19 Morassi, il 21 Alves. Le squadre in campo che tributano il minuto di raccoglimento in ricordo di Paolo Rossi. Un piccolo doveroso contributo a Paolo Rossi, vera icona del calcio e dello sport italiano. Pronto allora tutto per questo incontro, diretto dai signori Zanfino di Agropoli e Ronca di Rovigo. Primo tocco sarà per la formazione maglia rossa degli ospiti dell'Aniene. Controllo sulle panchine da parte del direttore di gara. Pubblico ovviamente assente, però dobbiamo anche annotare che per la prima volta dall'inizio di questo campionato tutte le partite in calendario per questa decima giornata si sono disputate, quindi Calcio 5 che cerca lentamente di tornare alla sua normalità. Cominciamo con questo lancio lungo, si impegna nella rincorsa Biscossi, non ce la fa a tenerla in campo, quindi palla che va per la rimessa di Bastini. Verticale per Fornari, Schinina su di lui, la palla dalla parte opposta, la lascia scivolare, in fallo laterale Battistoni. Schinina, Battistoni, ancora Schinina, si gira dalla parte opposta, Raubo. Alza il pressing fin dalle prime battute della formazione petrarchina con Schinina che va a spallate, poi va alla conclusione. Prima conclusione che termina non lontana dal palo di sinistra di Bastini, che comunque si era proteso, anzi è andato a toccarlo per sicurezza. L'angolo per la formazione di Aniene. Va Schinina, c'è il movimento di Battistoni, si defila Rau, prova lui la conclusione. Pallone che attraversa l'area, troppo avanzato Battistoni per cercare di controllarlo. Pallone termina in fallo laterale dalla parte opposta per la rimessa petrarchina. Oselito porta palla, ci fa vedere Fornari. Raffigna, ancora Fornari. Oselito, su di lui Raubo, arriva Mello, dagli il cambio, poi la palla in verticale, una buona intuizione di Mello, non l'ha capita al volo Oselito. Palla termina sul fondo, si è andato il primo minuto, 0-0 ovviamente fra Symbios Petrarca e Aniene. Bastini esce di testa, poi Schinina anticipa Rafinha, pallone termina lontanissimo.
rimessa proprio dinanzi alla panchina di Luca Giampaolo, si fa vedere Rafinha, cerca di anticipare i tempi, Battistoni gli ruba il pallone. Raubo riesce a svicolare fra un paio di avversari all'impostazione del dietro Peschini. Nah. Cambio fronte, Battistoni, anticipo su Rafinha, si accentra Battistoni. Va Fornari di forza a rubargli il pallone, prova ad andarsene da solo Fornari, prende in velocità Schirinà, tirava il gol Simbios, primo gol del Simbios Petrarca dopo poco più di un minuto e mezzo, tutto merito di Fornari che è partito in velocità, ha dato di forza su Schirinà e ha infilato il portiere sull'angolino lontano, 1-0 per Simbios Petrarca. Ancora il pressing di Fornari che è già arrivato a 7 reti con questa messa a segno questa sera qui contro la Niena. Ancora Fornari va a sporcare un passaggio, Battistoni lascia che la palla termini in fallo terra dalla parte opposta. Sempre alta la pressione del Simbios. Schina per Viscossi, difende il pallone fra 4, all'indietro per Schina. Ancora Viscossi. Cerca di trovare spazio, lo scarico all'indietro. Schirinà cerca l'imbucata per Raubo, ancora Schirinà, prova lui la conclusione. Il pallone termina molto lontano da Bastini. Secondo minuto che se n'è andato. Simbios Petrarca 1, Aniene 0 con questo fallo. Primo fallo, lo annotiamo. Di Viscossi che ha alzato la pressione cercando di strappare palla all'avversario. Mello, corta per Rosellito, lo scambio in orizzontale con Rafinha, Alba cerca il disimpegno non agevole, comunque arriva Rosellito in verticale per Mello, guarda l'arrivo dei compagni a metà, questo passaggio fra Alba troppo avanzato e Rafinha troppo arretrato, palla in fallo laterale per la formazione dell'Aniene. Raubo, Battistoni cerca di andarsene da solo, lo contrastano in due, poi arriva a prendere comunque lui il pallone su un malinteso fra Rosellito e Rafinha. Il tiro è morbido e termina anche abbondantemente a lato. Bastini la lascia lì per Rosellito. In orizzontale per Rafinha, anche Aniene alza la pressione, questo lancio lungo per Rosellito, fuori misura, termina nettamente in fallo laterale. Arriva il primo cambio con il numero 30, Anas, esce Raubo. Anas cerca il lungolinea, calibra male il suo piatto, il pallone termina in fallo laterale, sarà rimessa per Simbios. L'arbitro fa arretrare il punto di battuta per Mello. Fa arretrare Viscossi e poi è stato anche Parrell nel frattempo con la maglia nera della Simbios. Bastini prova a calibrare il lancio lungo direttamente con i pugni tondi, poi di testa Anas cerca di domesticare il pallone per Taloni, lo calibra male, il pallone termina in fallo laterale. Se ne sono andati 3 minuti di questo primo tempo, Simbios in vantaggio per il gol dopo un minuto e mezzo di Fornari. Parrell sul pressing di Anas, lui l'ultimo a toccare, sarà ancora rimessa a Petrarchina con Luca Giampaolo che passeggia sempre avanti e indietro davanti alla sua panchina. Lancio in verticale, arriva Alba che difende questo pallone ma non riesce poi a mantenerlo in campo, sarà rimessa per la formazione laziale. Entra col numero 88 Cabeza, che è capocannoniere della Niena, avendo già segnato 6 gol in questa stagione. Il suo servizio però, il servizio per lui però è fuori misura. Sarà rimessa Simbios. Mello, Rafinha, Alba.
Rafinha, tutti nella metà campo petrarchina. Il lancio in verticale di Mello, troppo alta questa palla che non può controllare Rafinha. Rafinha va in panchina, prendere fiato, rientra Joselito. Nelle file petrarchine oggi, ricordiamo, manca Boaventura, reduce da un leggero infortunio nel raduno della nazionale. È tornato a disposizione di Giampaolo, ma non nelle migliori condizioni. Giampaolo ha preferito non rischiarlo. Rientra Raubo. Alba. Joselito. Con Micheli che spinge i suoi ad alzare la linea di pressione. Joselito, scambio verticale di Parrel che cerca l'imbucata, troppo centrale. Facile per Tondi. Anas, cambio a fronte per Raubo. Ancora Anas. Alba riesce a chiudere l'iniziativa dei taloni. La serve indietro per Bastini che poi lancia in verticale per Parrel. Aggancio di Parrel. Arriva su di lui Anas. Fallosamente, secondo il direttore di gara. Qualche rimostranza della panchina laziale. Secondo fallo per Aniene quando se ne sono andati 4 minuti e mezzo. Risultato: Symbios Petrarca 1, Aniene 0. È rientrato Mello per questa punizione sul pallone Parrel. Sul primo palo Alba si allontana a Fornari dalla parte opposta. Parrel prova la conclusione direttamente in rete. Rete del Symbios con Parrel che ha sorpreso nettamente portiere e barriera. La rivediamo. Tutti si aspettavano un servizio. L'ha messa proprio sul palo lontano. A 4:28, dunque Parrel raddoppia. Inizio vero prepotente del Symbios Petrarca che ha tenuto sempre il pallino del gioco. Ha segnato il primo gol di forza con Fornari che ha strappato un pallone e si è proiettato in attacco. Ha segnato il raddoppio con Parrel direttamente su calcio di punizione. Parrel che mette in velocità Fornari, ma il pallone era già terminato in fallo laterale. Anas alla rimessa. Schina. Ancora Anas, lancio in verticale, facile l'intercetto di Paganini. Fornari. Fornari cerca di lanciare Paganini, c'è uno scontro spalla a spalla fra i due numeri 8. Ha la meglio il numero 8 in maglia rossa che rimedia questa rimessa laterale per i suoi. 5 minuti esatti di questo primo tempo, sempre 2-0 per Symbios Petrarca. Cabeza, Cabeza cerca di farsi spazio, c'è un raddoppio, Cabeza esce comunque, palla al piede e prova a sorprendere Bastini con la punta del piede. Lo rivediamo, difeso con forza e caparbietà questo pallone sull'arrivo di Parrel, ha cercato di anticipare con la punta del piede, il suo tiro non precisissimo è terminato di poco a lato. Tondi esce con i piedi, taloni, Nas, Schina cerca il taglio per Cabeza. Controllo difficoltoso, si divincola bene fra una selva di avversari. Schirinà prova l'imbucata per Taloni, si gira Taloni, arriva Alba di forza, gli porta via il pallone. Poi rimane comunque buono questo pallone, sarà rimessa in attacco. Palla dalla parte opposta per Cabeza, un controllo un po' difficoltoso, il suo tiro che sibila sul palo con Anas che non ci arriva per un attimo alla deviazione sul secondo palo. C'è stata comunque una deviazione petrarchina, quindi sarà ancora palla per Laniene che cerca di reagire all'inizio veemente del Symbios. Palla in mezzo, c'è un pallone che sibila via, Tondi arriva prima, Schinina non approfitta dello sbilanciamento di Paganini, la conclusione di Anas da lontanissimo, murato da Fornari, palla in fallo laterale. Daniel, palla non
entra Pilloni con la maglia rossa, entra con il 12 nero invece Vitale. Gli allenatori che alternano frequentemente gli uomini in campo. Anas deve retrocedere per conquistare questo pallone, poi in difficoltà sul pressing di Rafinha che gli sporca il servizio in verticale. Quella carambola comunque fa terminare la palla da Tondi. Può ripartire ancora Daniele. Cabeza. Cabeza prova ad andarsene in banda, lo ferma Paganini, tiene in campo. Arriva comunque Schininate nella palla per i suoi. Pilloni. Pilloni cerca in verticale. Cabeza troppo in verticale, non ci può arrivare il bomber della Niene. Rimessa già effettuata, ma secondo l'arbitro da posizione non precisa. Eccolo allora Bastini col suo solito lancio in verticale. Schina mette fuori equilibrio Fornari che non riesce a controllarla. Pallone scivola in faro laterale per la rimessa della Niene. 6:30, 2-0 Simbios Petrarca. Cabeza, cabeza di forza questo duello con Mello, scivola via Cabeza sulla banda, va a chiuderlo Vitale, riesce comunque a mettere in mezzo il pallone, facile preda di Bastini, prova a ripartire la Simbios, Fornari la vince, ancora un contrasto di forza ma questa volta non calibra bene il suo tiro che termina abbondantemente sopra la porta di Tondi che ha già rimesso in campo Pilloni, Schinina. Prova andarsene Pilloni, arriva Rafinha, raddoppia Rafinha, l'ultimo a toccare però è stato il giocatore in maglia rossa, la rimessa sarà per la Simbios. Parrella allo spazio, prova l'imbucata, Battistoni arriva prima di tutti, c'è un ritorno petrarchino, l'ultimo a toccare è stato proprio Battistoni, quindi sarà rimessa per la Simbios. Parrella chiama lo schema, si muove Mello, ancora Parrella. L'incrocio con Rafinha, palla dalla parte opposta, ancora indietro per Mello, scambio stretto con Rafinha che prova l'imbucata per Fornari che apre la cieca per Mello dalla parte opposta, la mette in mezzo dove stava arrivando di gran carriera Rafinha. C'è la chiusura però di Cabeza, palla oltre il fondo. Rafinha lo scambio corto con Fornari che poi si fa scivolare il pallone. Rimessa già effettuata da Tondi. Cabeza. Battistoni, Schinina, scatto di Anas, non servito. Chiusura comunque di testa di Mello. Battistoni. Protegge il pallone affinché esca sul fondo. Ma sarà angolo perché l'ultimo a toccare è stato un giocatore in maglia rossa. Palla messa in mezzo con la difesa ferma. Fornari abbattuto di collo pieno. Bravo Tondi. Ma la difesa questa volta si era proprio fermata, non si era accorta dei tempi stretti con cui la Simbios aveva rimesso questo angolo. È stato bravo Tondi a salvarsi perché la botta di Fornari da quella distanza lì molto spesso è micidiale. Time out chiesto da Micheli che cerca di sistemare meglio i suoi in fase offensiva. Un paio di conclusioni di Cabeza estemporanee, pericolose perché sono scivolate di poco a lato della porta, difesa da Bastini, ma chiede qualcosa di più l'allenatore laziale e su questo sta catechizzando i suoi. Time out arriva a 12:11 dal riposo. Molto pacati entrambi gli allenatori. E dopo il time out esce Cabeza, entra Avironi. Battistoni, Anas, servizio in verticale, esce Battistoni, rientra Raubo. Palloni.
Skinina, Raubo. Anas cerca la verticalizzazione, sono chiuse le linee della difesa petrachina. Avironi suggerisce il tocco di petto, il controllo di petto un po' lungo, consente a Mello di intervenire, far carambolare anche sull'avversario la palla, quindi la rimessa è già effettuata. Spallate fra Skinina e Fornari, esce Anas. Anas che non riesce a far la verticalizzazione con Raubo, che era rimasto da solo davanti a Bastini. Aveva le gambe, sei gambe dei difensori petrarchini che gli hanno chiuso ogni spazio. Si salva in qualche modo la difesa petrarchina, già effettuata la rimessa. Ancora un contrasto di forza, Raubo all'indietro, Avironi. Skinina in verticale per Anas. Arriva Raubo, la palla invece per Skinina che può caricare il sinistro, si defila un po' troppo, viene chiuso da Mello. Palla in fallo laterale. 11-28, 2-0, Simbios Petrarca. Anas, forse aveva lo spazio, arriva in scivolata Parrell. Ancora Skinina, ancora Anas. Raubo, esce Skinina, in verticale a Vironi. Spalle alla porta, cerca la girata, c'è il muro petrarchino, poi Mello che cerca di involarsi, arriva in scivolata, Skinina lo ferma, rimessa laterale. Rafinha, proprio all'altezza della linea centrale del campo, all'indietro per Parrell, in orizzontale per Mello, si fa vedere ancora Parrell. Sempre scambio orizzontale, poi prova l'imbucata per Fornari, all'indietro per Mello, dalla parte opposta per Rafinha che salta l'avversario, si invola Rafinha, la mette dalla parte opposta, intuisce tutto Avironi, ancora Parrell, Parrell e rete! Gol del Simbios Petrarca. L'abbiamo rivisto con Rafinha, tutto spostato sulla sinistra, ha approfittato di uno sbilanciamento della difesa dell'Aniene, ha visto dalla parte opposta Parrell, facile il controllo di Parrell che l'ha messa in mezzo alle gambe di Tondi per il 3-0 della Simbios Petrarca. Metà di questo primo tempo ancora da completare, qualche secondo per arrivare esattamente alla metà, e formazione petrarchina che ha messo in cascina un consistente vantaggio. Skinina prova a metterla in verticale, arriva Rafinha con Paganini che cerca di trattenere l'avanzata di Avironi. L'ultimo a toccare è stato un giocatore in maglia nera, quindi sarà rimessa per l'Aniene. Skinina prova la conclusione diretta in porta, arriva Alba ad anticipare Anas. Raubo, Raubo punta Parrell, si accentra, ancora Raubo, la conclusione alta. La rivediamo, si accentra, approfitta quasi del blocco involontario portato da Oselito su Parrell che gli aveva concesso quasi un metro di spazio, il suo tiro però ha terminato alto. Bastini non controlla, Skinina ha già riportato la palla dai suoi. Avironi, retrocesso per impostazione, Skinina lancio in verticale, anticipa tutti Parrell, Parrell in qualche modo la tiene. Paganini, Parrell, il tocco, Skinina, fase un po' confusa, Nas, Raubo, troppo in verticale, non si intendono i due giocatori in maglia rossa. Con il lancio in verticale di Anas, mentre Raubo si accentrava. Palla che termina in fallo laterale per la rimessa di Oselito. Alba, Parrell, Alba, Oselito. Giocano in orizzontale. Poi la verticalizzazione per Paganini. Il tocco di Skinina che disturba. E poi Bastini evita guai a momenti, ne crea per Tondi dalla parte opposta, il lungo rinvio del portiere petrarchino con il portiere romano che per evitare guai ha smanacciato sopra la traversa un pallone che forse rischiava, andiamo a rivedere, rischiava di infilarsi beffardamente sotto la traversa.
non l'abbiamo rivisto. L'angolo già battuto, violento di Alba, la respinta della formazione petrarchina. Raubo non la tiene in campo, sarà rimessa per la Symbios. Esce Parrell, rientra Vitale. Mello all'indietro per Bastini, non ha trovato compagni su cui servire. Alba porta palla in orizzontale, si fa vedere Vitale. C'è l'attacco fuori tempo di Skinina che va a commettere il fallo, il terzo fallo per la formazione laziale. Coselito salta Anas, poi torna sui passi Anas, gli tocca il pallone, lo ferma il fallo laterale. Alba porta palla nella propria metà campo, si gira. Coselito salta Anas, anzi a Vironi. Torna sui propri passi. Anas per Mello. Sportellate con Battistoni che viene richiamato verbalmente dall'arbitro. Symbios che ora gioca nella propria metà campo cercando di creare spazi in verticale. Vitale. Vitale va in mezzo a due, cerca lo scambio con Alba. Alba preferisce il servizio all'indietro con Coselito, con la Symbios. Sta gestendo il cronometro in questo momento. Lo sta gestendo con una certa disinvoltura. Anche Bastini con l'impostazione alza lo sguardo, lancio in verticale per Vitale, arriva Tondi, Vitale ci mette un piede. Il contrasto fra i due. Sarà angolo? No, sarà rimessa dal fondo, ovviamente l'ultimo a toccare è stato Vitale. Provvidenziale l'uscita di Tondi, un attimo di anticipo sull'attaccante petrarchino lanciato da Bastini. Cabes. Puntamello cerca l'imbucata, c'è il tocco di Raffigni in raddoppio, palla in fallo laterale per Laniene. Se ne va al 12° minuto di questo primo tempo, sempre 3-0 per Symbios. Cabes prova a metterla in mezzo. C'è un contrasto, tutto regolare secondo i direttori di gara. Già effettuata la rimessa in gioco da parte del portiere petrarchino. Raubo va in anticipo su Parrell. Prova una giocata di fino, Parrell lo ferma in fallo laterale. Cabeza, ancora di forza, esce Bastini, l'ultimo a toccare. È stato l'attaccante, quindi sarà rimessa per la formazione petrarchina. Con Bastini, sì, che ha alzato il pallone facendolo carambolare sul ginocchio dell'avversario. Bastini. Lancio in verticale con Raffigna, la mette giù Raffigna! Rapidissimo nel controllo e nel girarsi. Pallone che termina non lontano dalla porta di Tondi. Fulminea questa ripartenza del Symbios. Tondi con le mani cerca un compagno, è troppo lungo il suo servizio, allarga le braccia a Cabeza, non sarebbe mai potuto arrivare su quel pallone. Ancora Bastini, prova ancora col lancio lungo con Fornari, anticipato da Raubo, palla in fallo laterale. 12,5. Raffigna con Fornari che lascia scivolare il pallone, Raubo l'ha sbilanciato, quel tanto che è bastato per far perdere il controllo di palla. Tondi si fa vedere la Cabeza, ma c'è immediato il raddoppio della marcatura petrarchina. Raffigna in verticale per Fornari, la mette all'indietro per Mello che carica il suo sinistro, palla che termina abbondantemente sul sopra la traversa di Tondi. Raubo, Battistoni, Cabeza, c'è il raddoppio, Cabeza retrocede, si fa scivolare il pallone proprio davanti a Micheli. Già effettuata la rimessa, ma è effettuata in maniera maldestra da Mello, pallone in movimento. E a rimetterla in gioco ora sarà Raubo. Battistoni alza la testa,
Parrel l'anticipa, Battistoni in qualche modo arriva. C'è un fischio dell'arbitro. Lo vediamo l'anticipo di... È un fallo non cumulativo. È andato in scivolata Battistoni, non sembrava fallo. Comunque lo rivediamo ancora. L'anticipo, l'intercetto di Parrel e poi arriva Battistoni. Non ha capito neanche lui. Vabbè. No, è fallo non cumulativo, quindi punizione di seconda. Fornari per Parrel che prova a piazzarla dalla parte opposta. C'è deviazione, angolo per il Simbios Petrarca. Parrel su questo pallone che carambola preferisce l'impostazione di Bastini che la lancia tesa, molto tesa. È nettamente in anticipo Taloni che lascia scivolare la palla sul fondo. Rientra Schininà. Che riceve da Battistoni, ancora lo scambio fra i due in orizzontale. Battistoni, c'è il tocco di Raffinia, palla in faro laterale, Schininà. Taloni per Cabeza in verticale, c'è l'anticipo di Mello, palla in faro laterale. E questa volta è stata la formazione dell'Aniene a effettuare una rimessa laterale imprecisa e si riprende con palla fra i piedi di Raffinia. Parrel, si incrociano i due all'indietro per Roselito, si sposta Bastini e porta il disturbo Taloni, palla in faro laterale con l'Aniene che ora alza la sua linea di difesa. Cerca di chiudere nella propria metà campo il Simbios. Parrel, Oselito di testa per Bastini. Alba. Raffinia al tocco per Oselito. Arriva prima di tutti i Taloni. Tondi che sulla correre di Oselito deve liberarsi rapidamente del pallone. Lo spara lontanissimo. Bastini ha già effettuato la rimessa alla parte opposta. Parrel alza la testa. Cerca il movimento di Oselito. Preferisce il servizio basso. Poi il tacco per mettere in velocità Raffinia che cerca il tocco per Alba. C'è l'anticipo però di Battistoni che ferma tutto in faro laterale. Alba, controllo non felice. Battistoni rimedia tutto con questo servizio di dietro per Tondi. Lo scambio fra i due in verticale. Raffinia spizzica di testa, poi di testa anche Parrel. Alba la mette a terra. Litiga un po' con il pallone e poi sbaglia. Il servizio in laterale per Raffinia che era scattato in verticale. Lo rivediamo, litiga un po' col pallone, gli rimane incollato sul piede di dietro. Schininà in verticale per Biscossi, si ferma Biscossi, cambia fronte alla parte opposta da Battistoni. Schininà ancora Battistoni, si fa vedere Cabeza, palla invece è in orizzontale, arriva adesso per Cabeza che cerca di vincolarsi, ci sono tutte maglie nere attorno a lui. Battistoni per Raffinia, Raffinia può ripartire ma è da solo, attende l'arrivo dei compagni. Alba punta l'avversario, accentra, cambia fronte alla parte opposta per Oselito. Oselito cerca di giocare con Biscossi che ha la meglio, Cabeza va in verticale, va in contropiede, Biscossi con astuzia ne capisce le intenzioni, Parrel che mette in faro laterale, poi termina a terra, si è accasciato da solo. Non si capisce neanche, batte un po' il ginocchio. Lo rivediamo, va, anticipo netto, non c'è contrasto con Cabeza e poi si accascia il giocatore petrarchino. L'intervento sembra sulla caviglia, si rialza comunque, esce un po' claudicante ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Come sempre protagonista
di questa partita, una doppietta per lui dopo il gol in apertura di Fornari. Parrella ha messo segno la doppietta, la prima su punizione, la seconda in combinazione con Rafinha. Si deve anche asciugare il parquet del Paleste con Skinina che attende dal direttore di gara l'autorizzazione per rimettere in gioco il pallone. Siamo a 4:53 dal riposo col Simbios Petrarca in vantaggio per 3-0. Ora è tutto pronto, Skinina riceve il fischio, la conclusione di Biscossi termina alta con Bastini che sembrava comunque sulla traiettoria. Stesso Bastini alla rimessa, lancio lungo per Alba, l'anticipo di Skinina, il pallone si impenna ma termina in faro laterale. Rientra Nas, Mello verticale per Alba, difende il pallone Alba, tende l'arrivo, può ripartire Cabeza, Cabeza in contropiede, Cabeza, Cabeza, il palo interno clamoroso di Cabeza, ancora il pallone per Laniene, sfortunato in questa occasione perché la botta di Cabeza aveva superato, non ci sarebbe mai potuto arrivare Bastini. Lo rivediamo, va in progressione Cabeza, scivola anche Vitale, praticamente tutto solo Cabeza, l'angolo quasi alla perfezione, fosse stato perfetto avrebbe colpito il palo, sarebbe andato dentro, ha colpito il palo e è tornato fuori. Rafinha, Roselito, Mello non si intende con Rafinha, palla per Laniene che sta operando il suo sforzo adesso per cercare di accorciare le distanze e riaprire un po' le sorti della partita che in questo momento la vedono soccombere per 3-0. Skinina, Anas, davanti a lui Fornari, cerca di accentrarsi, cerca una conclusione improbabile, non esce nessuna preoccupazione per Bastini che poi lancia a lungo in verticale, c'è un contrasto fra Fornari e Tondi, lascia tutto correre l'arbitro, tutto regolare. Palla che comunque torna in possesso del Simbios. Mello cerca la verticalizzazione, Anas, Fornari contro di forza, l'arbitro interviene, fischia il fallo a carico del numero 9 Petrarchino, è il secondo fallo per la formazione di casa al 17° minuto. Cabeza di forza, si gira e segna, questa volta indovina perfettamente la conclusione Cabeza, uno scontro di forza, lo rivediamo. Riesce a vincere il contrasto di forza con Mello e la mette nell'angolino alto dove Bastini proprio questa volta non ci può arrivare. Cabeza dunque riapre un po' la partita, 3-1, per lui è il settimo gol in questo campionato, a 3:31 dal riposo. Fornari. Termina a terra il fallo di Skinina, che viene anche richiamato dal direttore di gara. È il quarto fallo. 4° fallo per Aniene. C'è un colloquio fitto fra Schinena e Fornari che si spiegano. Con Fornari invitato dal direttore di gara a non accentuare le conseguenze dei contatti. Paganini, Bastini, un Oselito che si fa vedere dalle parti, l'anticipo è di Viscossi, può ripartire Osi, ma non controlla bene, Fornari arriva su di lui, l'ultimo a toccare è Avironi, la rimessa per la formazione petrarchina, Rafinha prova un difficile controllo, Anas in qualche modo lo ferma, poi ancora formazione petrarchina, Rafinha con l'intervento di Biscossi, lasciano correre tutto gli arbitri adesso, poi c'è un altro contrasto di forza con il pallone che termina in fallo laterale, ma forse qualche fischio poteva esserci, c'è Biscossi che si rotola davanti alla panchina di Micheli.
un contrasto molto rude, entrambi sono andati sul pallone. Lo rivediamo, questo è l'intervento di Joselito, poi Rafinha e Biscossi, forse è stato Biscossi anche ad allungare il piede sul tentativo di anticipo di Rafinha, che a sua volta non l'ha tolto il suo piede. Con Micheli che ne approfitta di questa pausa per dare disposizioni, esce Biscossi a braccia. Colpo alla caviglia destra con Micheli che ha approfittato della pausa per dare disposizioni tattiche ai suoi, invitando Cabessa a giocare da pivot, vediamo. Palla comunque è fra i piedi di Bastini, lancio in verticale, troppo alto per Fornari. Sarà rimessa di Tondi quando mancano 2:39 al riposo. Con Niene che certamente ha ripreso vigore con il gol di Cabessa, il lancio in verticale di Schina, assolutamente fuori misura per Nas. Poi Paganini in difficoltà sul pressing di Avironi, conquista la palla per i suoi. Anas, Schinina, si fa vedere Avironi, lo segue Paganini, Anas, e poi servizio alla cieca dalla parte opposta dove doveva arrivare Avironi, che era invece in ritardo, palla ampiamente in faro laterale. Rafinha non controlla, palla regalata agli avversari, c'è un'uscita di Bastini, in qualche modo la difesa Petrarchina se la cava dopo questo pallone non controllato da Rafinha, la conclusione di Skinina che incoccia sul piede di Fornari, palla in faro laterale. Prende coraggio Daniele, Skinina all'indietro per Cabessa, davanti a lui Fornari, lo ferma Fornari, prova a ripartire più veloce di lui comunque Avironi, poi Paganini, termina a terra Paganini, Anas cerca il gioco di gambe, torna su di lui Parrell, torna in qualche modo, poi Schinina a fasi confusissime, torna pallone per il Daniele per due volte for Bastini, grandissima occasione per Anas, per due volte si è trovato il pallone lì a tu per tu con Bastini, portiere petrarchino in qualche modo ha fatto muro, ma Aniene che ora ci crede, molto più convinta l'azione della squadra romana. Anas ancora cerca l'imbucata per Avironi, Anas Schinina, Fornari fase di ripiegamento, lancio verticale per Parrelle, esce provvidenzialmente Tondi fuori dalla propria area con la testa, mette palla in faro laterale. C'è il direttore di gara che va a combinare una ammonizione in panchina. Ammonito il secondo portiere Mariano. E mentre Micheli approfitta ancora della pausa per effettuare un cambio, rientra Raubo. 1:05 all'intervallo. Alba al tocco per Rafinha che la mette giù. All'indietro per Joselito. Cerca di mettere un po' di freno alla nuova veemenza della Niene. Fornari in verticale per Alba, troppo in verticale. Desiste dalla rincorsa del capitano petrarchino, sarà rimessa per la Niene che ci prova ancora a ridurre le distanze. Tondi con le mani, basso per Cabessa. Schina. Si fa vedere Raubo, arriva con qualche difficoltà su questo pallone, Fornari ha ricevuto un colpo al mento, si continua a giocare taloni e poi non si intende con Raubo, gli offre un pallone troppo arretrato. Palla termina in faro laterale con Fornari che torna in panchina, rientra Mello. Rafinha, Joselito. Rafinha, c'è il fallo di Cabessa, è il quinto fallo ma difficilmente avrà conseguenze, mancano 23 secondi.
alla fine di questo primo tempo. Mello, tocco per Roselito. Raffinia, si fa vedere Alba, servizio invece per Mello che prova a imbucare, si chiudono le maglie rosse, Tondi. 10 secondi, può cercare l'ultimo attacco alla formazione dell'Aniene, Bastini anticipa, prova lui la conclusione, ampiamente fuori dallo specchio della porta di Tondi. Ancora un'ultima possibilità allora per l'Aniene, palla che viene colpita e allontanata da Alba, termina proprio sulla panchina di Micheli. Un secondo, possiamo dire che questo primo tempo termina qui sul risultato di 3-1. Ci risentiremo qui dal Paleste per il secondo tempo. E riprendiamo la linea da Este, dove le squadre stanno per rientrare in campo dopo l'intervallo. Il primo tempo si è chiuso con il Sios Petrarca in vantaggio per 3-1 sull'Aniene. Gol dopo un minuto e mezzo di Fornari di forza, doppietta di Parrell al quinto e al decimo. Primo gol direttamente su punizione, posizione molto angolata con la difesa schierata, con la barriera schierata evidentemente male, il 3-1 sempre di Parrell in rapida ripartenza con Raffinia. Poi la reazione dell'Aniene con Cabeza che prima ha colpito un palo interno e poi ha segnato il gol del 3-1 al sedicesimo. Ecco le squadre che stanno per rientrare in campo con il Symbios Petrarca che si prende tutto il tempo possibile, invece l'Aniene che è già schierato con i 5 pronti per riprendere il gioco. Panchina petrarchina che si sistema, c'è anche Farrell che era uscito per dolore, forse il ginocchio, forse la caviglia, ma lo vediamo zompettare tranquillamente, quindi sarà sicuramente di questo secondo tempo. Secondo tempo che riprenderà con il tocco di Fornari, già schierato a centrocampo. Direttori di gara che controllano che le due panchine siano perfettamente a posto, che i fratini siano indossati in maniera corretta. Uno sguardo sulla panchina dell'Aniene, fischio in bocca e via per Fornari. Mello Fornari, Mello che prova ad andarsene in banda di forza, Raubo gli porta via il pallone, poi c'è un contrasto, Raubo va a terra, c'è il fallo di Raffinia, primo fallo per la formazione petrarchina in questo secondo tempo. Primo tempo era arrivato ad esaurire il bonus l'Aniene a 20 secondi dalla fine, il Symbios ne aveva commessi due. Lunga rincorsa di Skinina con Bastini che regola la posizione di Fornari. Fischio dell'arbitro, parte Skinina, prova la conclusione diretta in porta, c'è Mello che fa muro e respinge in fallo laterale. Anas, Avironi, a
Avironi porta palla e poi la mette dentro. Avironi che sorprende la difesa schierata petrarchina. Vedete, si porta a spasso Mello che arriva in ritardo e poi la sua conclusione, c'è la deviazione di Rafinha ma è ininfluente. Sicuramente il gol è di Avironi che la riapre chiaramente. Passati appena 41 secondi di questo secondo tempo, 3-2 con partita ovviamente adesso tutta da giocare. Rafinha, tocco corto per Roselito. Rafinha dalla parte opposta per Fornari, si fa vedere, è un tocco forse galeotto di Schina. Rafinha in verticale per Roselito. Roselito si difende all'indietro per Rafinha, Mello, ancora Roselito, fitta trama di passaggi petrarchini. Roselito un po' di difficoltà, fa la Veronica e poi arriva Raubo che a momenti mette nei guai il Petrarca, che può ripartire. Rafinha, Rafinha, Rafinha va sul fondo, poi la mette giù, c'è un contrasto con Avironi, tutto regolare. Roselito, c'è un po' di confusione, alla fine l'arbitro fischia il fallo su Roselito, ma la formazione petrarchina avrebbe reclamato un precedente fischio sull'intervento di Rafinha che aveva stoppato il pallone, ha terminato a terra, tutto regolare comunque. Si va dalla parte opposta, punizione da posizione molto defilata di Mello. Il solito contrasto di forza a centro area. Arriva Roselito, prova la conclusione, colpisce in volto Avironi. Pallone che era destinato a terminare altissimo. Ha colpito l'avversario che, stordito, rimane comunque in campo. Bella botta in faccia per il numero 45 rosso. L'arbitro aveva interrotto immediatamente il gioco, ha già scodellato. Palla rimessa in movimento dal formazione petrarchina. Fornari la rimessa, Mello dalla parte opposta, l'anticipo di Avironi, arriva Bastini che anticipa l'avversario, colpisce anche Giampaolo che non è molto contento dell'inizio dei suoi, che hanno concesso un gol e concesso anche un paio di opportunità agli avversari. Anas lo scodella dalla parte opposta con la conclusione, bella in coordinazione di Schina, comunque non difficile la parata di Bastini. Mello trova Fornari dalla parte opposta, prova ad andarsene Fornari, Schina fa buona guardia, riesce anche a tenere il pallone in campo, poi se lo alza e lo mette però in fallo laterale perché non aveva alternative. Rientra Cabeza. Raubo difende questo pallone e conquista la rimessa laterale. Due minuti, se ne sono andati, c'è la munizione per Mello. Mello che non è convinto della sanzione ricevuta, torna in panchina brontolando. Al suo posto Capitan Alba. Anas la mette giù e la rimette. Schinina. Schinina sulla pressione petrarchina è costretto a metterla direttamente in fallo laterale. Alba. Scambio in orizzontale con Roselito. Con Cabeza che alza la pressione, Alba dalla parte opposta per arriva Fornari, Roselito, Fornari cerca il lancio ma gli riesce decisamente male, il pallone si impenna e termina proprio sopra la panchina dell'Aniene. Aniene che già ha effettuato la rimessa con Anas, lo scambio in verticale, non aggancia Cabeza che comunque applaude l'iniziativa del compagno di squadra. Sarà rimessa laterale, arriva per effettuarla Alba con Aniene che alza
la sua pressione. Alba, Rafinha, scambio in orizzontale con Parrell, Oselito, Rafinha, ancora Oselito, se ne va Alba, passaggio in verticale, ancora Oselito con Rafinha, Oselito, Parrell, Alba, riconquista la schinina, prova subito l'imbucata per Cabeza che non riesce a controllarla. Parrell di tacco per Rafinha, arriva Cabeza per primo, ancora Cabeza, Cabeza va sulla banda, prova a metterla in mezzo, c'è un rimpallo con Raubo, può impassarsi di palla Alba, Alba che prova ad andarsene in verticale, lo va a chiudere di mestiere Skinina che lo costringe a spostarsi verso la fascia laterale e poi ne contrasta il tiro e regala niente più che una rimessa laterale. 3 minuti se ne sono andati in questo secondo tempo con l'Aniene che era sotto 3-0 e tornato a 3-2. Oselito prova la conclusione sbucando da dietro le maglie della difesa avversaria, palla che termina un mezzo metro sopra la traversa. Anas con un numero su Cabeza, Cabeza davanti a lui, Parrell cambia fronte alla parte opposta, Skinina, Anas, ancora Anas, cerca di andare in mezzo a due taloni, taloni al dietro per Skinina, esce Anas, Anas prova ad andarsene da solo, viene contrastato, fallo laterale sempre per l'Aniene che rimane in fase d'attacco, Skinina prova a toccarla, Alba gli contrasta il pallone, arriva Tondi che sbroglia una situazione che poteva diventare intricata, si libera gettandola sul fondo dalla parte opposta e poi torna precipitosamente nella propria area. Mello, defilato Rafinha, all'indietro per Parrell, Alba, ha spazio per avanzare Alba, Parrell, ancora Alba, dalla parte opposta si fa vedere Mello, scambiano i due, spunta anche Parrell dalla parte opposta, scambio sempre in orizzontale, trama in orizzontale con Symbios che retrocede sulla pressione dell'Aniene. Mello per Rafinha, lo scambio con Alba, Mello, porta palla Mello, prova l'imbucata in verticale per Rafinha che non riesce nel controllo, è già dalla parte opposta da Niene, Cabeza prova la conclusione, Mello fa muro, Battistoni, Anas, Battistoni, taloni, Anas, va a affrontare Rafinha, si accentra Anas, la conclusione di piede Bastini. Entra Fornari, va in panchina Rafinha. Lancio lungo, Cabeza lo tiene in campo con questo retropassaggio per Battistoni. Saloni, Anas, Tondi. Difficoltà Tondi, deve liberarsi del pallone sull'arrivare in pressione di Fornari. Palla in faro laterale. Arriva Alba per effettuarla proprio davanti alla panchina di Giampaolo. Si alza anche la difesa dell'Aniene. Cambio corto. Alba, Parrell. E c'è un fallo di Cabeza che cercava di sgusciare le spalle del giocatore Petrarchino. L'ha spinto, inevitabile il fallo, un fallo anche per Aniene, Parrell, Alba all'indietro per Bastini, Mello, difficoltà, spara via il pallone per evitare guai maggiori sulla correre i taloni. Tondi con le mani. Non controlla questo pallone taloni. La rimessa Petrarchina, con un Petrarca che stenta in questo secondo tempo a riprendere quella trama di gioco con cui aveva gestito in maniera abbastanza tranquilla il primo tempo. Fornari prova a metterla di tacco, arriva comunque prima di tutti i Viscossi che chiude su Alba, reclamano un fallo anche i giocatori laziali con il
portiere Tondi che poi, vedendo scadere i 4 secondi e non trovando compagni su cui impostare il pallone, preferisce calciarla alta. Palla che tocca il soffitto del Paleste e sarà rimessa per la formazione della Symbios. Mello con Fornari si fa vedere, cerca la conclusione violenta, bravo a distendersi dalla parte opposta Tondi, poi c'è un fallo di mano di Fornari che reclama la propria innocenza. E invece il secondo fallo per Symbios al settimo minuto di questo secondo tempo. Abbiamo rivisto il balzo felino di Tondi che è andato a sventare la conclusione di Fornari. Parrella riconquista questo pallone, poi lo tocca per Fornari. Spazio per Fornari, prende la decisione di tirare dopo aver guardato dalla parte opposta Parrella. Forse c'è una deviazione di Battistoni, anche la rivediamo. Gli lascia spazio la difesa. Sì, c'è la nettissima deviazione di Battistoni. Minuto settimo, 13:50 per la precisione alla conclusione. Fornari con questo diagonale da sinistra, netta la deviazione di Battistoni e la formazione Symbios che torna in vantaggio con due lunghezze, 4-2. Battistoni cerca di rimediare, va lui in banda, tocco all'indietro per Avironi, arriva Mello che spara in fallo laterale mettendo in allarme i suoi compagni in panchina, ha abbattuto uno striscione pubblicitario. Battistoni, il tocco stretto per Viscossi, c'è il rimpallo, l'ultimo a toccare il difensore petrarchino. Avanza di un paio di metri, la rimessa sempre affidata al piede di Battistoni. Viscossi dalla parte opposta, Taloni. Taloni si centra, prova la conclusione, va in tuffo Bastini e lo smanaccia. Pallone ben indirizzato nell'angolino. Lo rivediamo, si accentra, la conclusione mirata bene, ha il tempo comunque per distendersi Bastini e smanacciare in angolo. Palla a scavalcare, Battistoni si coordina, non si coordina bene. Il tiro termina ampiamente in tribuna dalle parti del presidente Morlino, che sempre da quell'angolo osserva le partite. La respinta di Tondi proprio sui piedi di Joselito. E questa volta Tondi non è stato felicissimo, lo rivediamo, la respinta coi pugni per anticipare Fornari. Primo di tutti arriva Joselito, controllo di petto, tocco immediato. E a 13:22 Joselito ristabilisce la triplice distanza, 5-2 per il Symbios Petrarca. ...1-2... nel giro di pochi minuti Symbios ha riportato a più 3 il suo vantaggio e ha un po' sopito l'ardore con cui Aniene aveva cominciato un secondo tempo in maniera brillante. Ancora Rafinha su questo pallone perso dalla difesa dell'Aniene. Mello arriva per primo, Anas e poi Paganini su una situazione un po' ingarbugliata preferisce spazzare in fallo laterale, già effettuata. Anas prova a girarsi, ritorna invece dalle parti di Skinina. Anas, Avironi, due su di lui, l'ultimo a toccare è stato l'attaccante dell'Aniene. Sarà rimessa per la formazione petrarchina. Effettua Mello proprio sulla linea centrale del campo, al dietro del Parrell. Rafinha, Rafinha prova ad andarsene a Raubo che tocca con lo stinco e lo ferma. Lo stesso Rafinha la rimessa. Parrell. Mello. Verticale per Paganini che cerca di andarsene. Skinina appoggia le mani, commette fallo e va anche a prendersi la munizione. Secondo fallo
per l'Aniene, due falli per parte in questo secondo tempo. Il risultato è tornato nettamente a favore del Symbios Petrarca, 5-2, tre reti di scarto. Parrel, questo pallone molto defilato, lo lascia a Mello che prova la conclusione, Tondic arriva a Vironi, poi Mello il primo a tornare e riaffidarla a Bastini, alza la testa, prova il radente intercettato, Nas a Vironi, allora Vironi si accentra, prova anche lui la conclusione, ma c'era un fallo, un fischio che ha punito un blocco in movimento di Anas. Andiamo a rivederlo, Anas che proprio stile pallacanestro è andato a bloccare Mello, non si può fare nel calcio 5. Terzo fallo per la formazione dell'Aniene. E c'è anche l'ammonizione. Ammonizione per Anas che dopo aver commesso il fallo ha evidentemente detto qualcosa che il direttore di gara non ha apprezzato. Terzo ammonito per la formazione dell'Aniene, è stato ammonito dalla panchina Mariano, è stato ammonito poco fa Schinina nel primo tempo, ammonizione nelle file petrarchina per Mello. Parrel lo scavalca per Rafinha che arriva in corsa, non era facile tenere vivo questo pallone, infatti è terminato già sul fondo, già effettuata la rimessa dell'Aniene che cerca con Anas in verticale, in velocità per Avironi, buono il servizio a tagliare da una parte all'altra del campo, il tocco di Avironi però non è felice e il pallone termina sul fondo. Bastini la lascia lì per Parrel che la mette in verticale per Paganini, Paganini che se la trascina in fallo laterale, Schinina già effettuato, Anas, Schinina cerca l'imbucata per Raubo, pallone che riesce a giocarlo molto bene spostandoselo sul sinistro, va a chiudere però in uscita Bastini e concede solamente l'angolo. All'indietro per Anas, sbilanciatissimo all'indietro quando colpisce, il pallone termina molto alto. Bastini cerca di accelerare i tempi, Schinina di testa. Anas la mette giù per Schinina, Avironi. Dalla parte opposta per Anas. Cerca in verticale, l'anticipo di Parrel, Paganini la controlla, prova la conclusione, arriva Anas, lo ferma, può ripartire Raubo. Raubo per Anas. La difesa si è chiusa e la puntata dell'attaccante dell'Aniene viene fermata in fallo laterale Parrel. 11:33 alla fine di questa partita. Schinina, ma ancora una rimessa laterale non precisa. È il terzo cambio che qui assistiamo in questa partita, l'errore questa volta di Raubo. Parrel per Alba, Schinina di forza, cerca di andarsene Schinina, poi Parrel spazza senza pensarci su, va a prendere un po' di fiato in panchina, rientra Auselito. L'anticipo di Mello, prova ad andarsene in solitaria, la conclusione forte e violenta ma leggermente alta, Tondi controlla, lo rivediamo, carica il suo sinistro, un pallone non difficile comunque per Tondi che avrebbe avuto il tempo e il modo per intervenire. Schinina, questo pallone nel deserto, facile preda di Bastini. Mello, Alba, Auselito, Auselito perde il contrasto di forza con Taloni che riconquista la rimessa laterale con il gol di Schinina, rapidissimo Taloni a fare questa rimessa laterale, difesa petrarchina assente e Schinina la può mettere facilmente dentro per il 5-3 quando manca 11 minuti. 10:56 per la precisione. Sono gol che fanno imbestialire gli allenatori. Una
disattenzione, una leggerezza imperdonabile per la difesa petrarchina, che ha lasciato tutto lo spazio. Può cerca di rifarsi ora con la puntata di Oselito, è l'ultimo lui però a toccare il pallone, che termina sul fondo per Tondi. Tondi che cerca il lancio lungo, Bastini di testa per Oselito, la mette giù. Arriva Skinina, lo ferma in faro laterale. Mello per Rafinha, all'indietro per Bastini, alza lo sguardo, trova Oselito, lo scambio in orizzontale per Rafinha che cerca di andarsene in verticale, c'è il tocco di taloni, palla che termina in fallo laterale, ancora Rafinha, cerca in verticale lo scambio con Oselito, Rafinha va in verticale, esce Tondi, esce in maniera provvidenziale, può ripartire l'Aniene, taloni arriva di gran carriera, anche Skinina la conclusione, poi cabeza Bastini e poi sulla respinta di Bastini che aveva lasciato la porta quasi spalancata, Anas spara precipitosamente sopra la traversa. Sono le proteste di Giampaolo che viene ammonito, lo rivediamo con la porta semi sguarnita. Anas non ha la coordinazione per indirizzare il pallone in maniera corretta e fallisce così questa opportunità che avrebbe potuto riaprire nuovamente la partita. Continuano le discussioni fra il direttore di gara e Giampaolo. Sconsolato Giampaolo. Asciugato il parquet del Paleste, si può riprendere con Bastini che in verticale la dà per Alba, l'anticipo di Skinina che lo ferma in faro laterale, cenno di intesa fra il capitano e il portiere petrarchino. Oselito all'indietro per Parrello, scambio fra i due, prova in verticale per Parrello che c'ha un corridoio centrale, non riesce però nel controllo anche perché è disturbato da taloni, può ripartire l'Aniene con Cabeza che invita il talone al lancio, poi palla invece in verticale, Alba di testa per Parrell che la mette giù, prova ad andarsene in banda, Barrell cerca di superare in velocità Skinina, ci riesce ma poi la sua conclusione è troppo angolata e termina in fallo laterale dalla parte opposta. Tondi, Skinina, taloni prova a suggerire il lancio in verticale, Anas ha delle difficoltà però, Cabeza esce dal pressing, taloni prova ad andarsene in velocità, taloni la conclusione centrale forte proprio sulla respinta di Bastini, arriva Anas, ancora Bastini riesce a rimediare, l'ultimo a toccare però è stato il portiere, giustamente sarà angolo come reclamano i giocatori dell'Aniene. Qualche disattenzione della difesa del Symbios che ha concesso le rapide ripartenze dell'Aniene. Ora prova a caricare Cabeza, palla lì indietro per, di taloni per Tondi. Alza la testa il portiere in maglia gialla, radente per Cabeza, si impegna nel raggiungere questo pallone che gli strappa Mello, però ancora Cabeza. Cabeza esce Rafinha, Rafinha con Alba che preferisce comunque tergiversare, Parrell con Rafinha, Parrell si accentra, termina a terra, c'è un fischio dell'arbitro e c'è l'ammonizione per simulazione per Parrell. Abbiamo visto Parrell che cercava di sgusciare fra due avversari. Forse c'è stato il tocco e comunque ha accentuato le conseguenze. L'arbitro è accorso e gli ha sbandierato il cartellino giallo in faccia. Secondo ammonito per il Symbios da Pomello, anche Parrell. Bastini
arriva Parrella a prendersi il pallone, 8:40 alla conclusione, lancio di Mello in verticale, la mette giù per Fornari, arriva Rafinha, la mette sul secondo palo per Mello, una grande combinazione Petrarchina, la rivediamo, Fornari per Rafinha che vede tutto solo Mello, al tempo per controllarla e metterla dentro per il 6-3 con cui il Symbios Petrarca ripristina quei tre gol di vantaggio che sono un po' la costante di questo incontro. E Aniene deve ancora ricominciare il suo tentativo di rimonta. Schienina in verticale per Raubo che non riesce a tenere questo pallone molto difficile che gli scivola in fallo laterale. Mello con Rafinha che fa il movimento, si libera Rafinha, il suo controllo non è felice, però era sgusciato alle spalle di Avironi. Il pallone gli termina nettamente sul fondo. Avironi dalla parte opposta, Parrell monta difesa, arriva al raddoppio di Rafinha. Dalla parte opposta allora Niene. Schienina lo ferma Fornari, Schienina riesce comunque a tornare sul pallone. In verticale ancora Fornari. Tocco con le mani e ammunizione anche per Fornari. Giallo perché interrompe un passaggio, dice il direttore di gara alla panchina petrarchina che aveva chiesto le motivazioni di questa sanzione. L'abbiamo visto, fallo di mano molto evidente, ha cercato Fornari di limitare lì le conseguenze subito autoaccusandosi, ma inevitabile il fallo da ammonizione. Rafinha strappa questo pallone, Rafinha la mette ancora in mezzo per Fornari che non trova il tocco felice, il pallone che termina, lo rivediamo ancora, l'astuzia Rafinha che aveva strappato questo pallone, ancora fasi concitata e confusa davanti alla porta di Tondi. Rimessa per la formazione del Petrarca con Tondi che esce di testa per anticipare Rafinha. ...7:35... con Symbios Petrarca in vantaggio per 6-3... La rimessa laterale, lo scambio non riuscito, arriva Mello in scivolata ad anticipare Nas e colpisce il cronometrista Pozzobon di Treviso. Si rialza Nas, forse c'è una scia di sudore che comunque non viene asciugata. Nas rimette su in gioco, Taloni dalla parte opposta per Raubo. Nas prova a imbucarsi a Vironi, il servizio è troppo in verticale, non ce la fa. Il numero 45 in maglia rossa. Sarà rimessa laterale per Symbios Petrarca. Mello, tocco corto, Bastini alza la testa, cerca il servizio preciso per Fornari, leggermente alta, non ci può arrivare il pivot petrarchino. Tredicesimo di questo secondo tempo, 6-3 per la formazione di casa. Anas va nettamente prima Mello, può servire indietro per Bastini che smista per Roselito, dalla parte opposta si fa vedere Fornari, il tacco per Mello, palla centrale ancora per Roselito, gioca un po' sul velluto in questa fase la formazione petrarchina, prova ad andarsene in velocità Rafinha, Nas, arriva Mello, tocco per Fornari, smanaccia Tondi, 2-1 per la formazione dell'Aniene, ma è nella posizione giusta Roselito sul servizio di ripartenza, lo rivediamo, la rapida ripartenza, le immagini sono tornate in diretta, era un 2-1 per l'Aniene, Roselito posizionato in maniera perfetta a chiudere la diagonale, niente più che una rimessa laterale per l'Aniene, anzi un angolo, palla centrale, Rafinha non la controlla, sarà rimessa ora per l'Aniene, sempre Taloni, all'indietro per Raubo, Avironi. Avironi si accentra, Raubo non controlla il primo tentativo, prova a ripartire ancora Raubo,
S'attarda su questo pallone, consente la ripartenza di Fornari, che prova ad andarsene in velocità in potenza. Fornari va sul fondo, spalla contro spalla, l'ultimo a toccare però è l'attaccante Petrarchino, che non ha potuto controllare. Rimessa già effettuata, una serie di cambi per Micheli. Si riparte da Bastini, spunta Oselito, alza la testa, cerca lo scambio con Fornari, palla che carambola da Rafinha, scambio corto con Paganini, ancora Fornari, l'anticipo di Raubo, di forza, prova la conclusione, stoppata, cabeza, si chiude la difesa Petrarchina, può ripartire Rafinha, Rafinha con Skinina, Skinina ci mette il piede, arriva Paganini, arriva Fornari anzi, poi il pallone sguscia via, non la controlla Raubo, in precario equilibrio, sarà rimessa laterale per il Symbios. Forse tratto in inganno dalla maglia scura dell'arbitro, effettua un servizio in orizzontale dove non c'è nessuno dei compagni, sarà rimessa per l'Aniene. Aniene che a questo punto ci gioca il portiere in movimento, entra Battistoni a 5:35 sotto di 3 gol. A Micheli non resta che giocarsi la carta del portiere in movimento e vedremo come e se ne saprà sfruttare la situazione. Questo pallone intanto è stato sprecato, lancio lungo di Bastini, Battistoni arriva precipitosamente a prendersela con le mani, ma anche se fosse terminata dentro non sarebbe stato certamente gol. Anas, Raubo, Anas in verticale in velocità, Anas cerca con la punta del piede l'angolo lontano, non lo coglie per pochissimi centimetri. Pericolo scampato per il Symbios Petrarca su questa rapida ripartenza in banda di Anas. Bastini con le mani, la lascia lì per Parrel, si guarda intorno, la affida a Mello, che dà in orizzontale per Rafinha, dalla parte opposta per Parrel, non c'è nessuno in verticale. Parrel corre davanti alla propria area e poi la mette in fallo laterale. Torna in campo Battistoni con la maglia gialla. Schinina che chiama lo schema, Battistoni giù per Anas, su per Schinina che chiama ancora lo schema, palla centrale per Rafinha che va in anticipo su Raubo, ma poi il pallone schizza in fallo laterale. Se n'è andato un minuto da quando Micheli ha deciso di giocare Battistoni come portiere di movimento. Battistoni, Skinina, avanza Skinina, Raubo, laterale, sempre su per Skinina, Battistoni giù dalla parte opposta, Nas, Skinina, ancora Nas, Battistoni, forse ha possibilità di caricare il destro, ci arriva Bastini e poi Mello cerca di trovare la porta da lontanissimo. Rivediamo provvidenziale intervento con la spaccata di Bastini, poi è già dalla parte opposta Daniene. Schinina, Battistoni, Raubo. C'è la pressione di Parrel, Anas di tacco per Schinina che la mette in mezzo ma non c'è nessuno. Bastini era uscito lasciando sguarnita tutta l'area, ma la trama della formazione della Daniene non si è chiusa. Pallone terminato in fallo laterale dalla parte opposta. Con estrema calma il Symbios si appresta a questa rimessa. Parrel, Mello, si fa vedere Rafinha, ancora Mello, va dietro per Parrel, fa girare palla Fornari, Parrel prova il lancio verticale per Rafinha con l'anticipo di Tondi, attentissimo, che esce precipitosamente, spalla lontano con i piedi. 3:28 alla conclusione, sempre 6-3 per il Symbios Petrarca. Parrel, Rafinha, c'è da dare tempi per Parrel, per Fornari, dalla parte opposta arriva Mello con Raubo che in qualche modo di testa intercetta e mette in fallo laterale.
Rafinha cerca in velocità, Anas ne capisce le intenzioni, all'indietro per Tondi, Raubo, c'è la pressione del Symbios, Cabeza, Parrel gli dà fastidio, Cabeza all'indietro per Skinina, ma questa situazione consente al Symbios di far correre il cronometro. Cabeza, Cabeza la mette in mezzo, Rafinha anticipa, arriva Raubo, la tiene dentro. Ritorna Battistoni con Micheli che ha anche chiamato time out alla prossima occasione. Mancano 2.38. Cabeza, Skinina. Intercetta Fornari, Fornari. Cabeza in qualche modo lo disturba, ne rallenta la ripartenza che avrebbe portato il pivot petrarchino praticamente a porta vuota. Eccolo il time out con cui Micheli cerca di mettere ordine, cerca di capitalizzare al massimo questi 2 minuti e mezzo che vedono la sua squadra sotto per 3 gol. Aniene che dopo un inizio formidabile del Symbios era dal 3-0, era riuscito a risalire al 3-2 inizio del secondo tempo. E poi il Symbios ha allungato nuovamente, 4-2 di Fornari, 5-2 di Oselito. Skinina l'ha cercata di tenere riaperta con il 5-3. Poi Mello ha segnato il 6-3. 6-3 che ora ha 2 minuti e mezzo dalla fine. Sembra una scalata molto, molto faticosa per l'Aniene. Vedremo se cambierà qualche cosa nell'impostazione, che in questi 2 minuti ha visto Skinina come playmaker arretrato. E infatti Battistoni va dalla parte opposta, ha giocato sul lato panchina in questi istanti. Battistoni oltretutto sembra anche claudicante. Ha scambiato, ha rimescolato un po' le posizioni dei suoi. Ora sembra Cabeza il riferimento arretrato, con Battistoni spostato a sinistra e Skinina spostato a destra, Anas e Raubo estremi in avanti. Ripartita, vediamo se le variazioni a portata di Micheli avranno qualche conseguenza. Palla che resta lì, che ballonzola, l'ultimo a toccarla è Mello, rimessa laterale per Aniene, Anas per Skinina spostato in profondità, Anas, Skinina alto per Cabeza, ancora Skinina, si gioca sulla fascia destra, insiste da questa parte, Skinina, Cabeza, Battistoni dalla parte opposta, sempre Cabeza, prova a caricare il tiro, Anas, Anas va verso il fondo, la mette in mezzo, Bastini in qualche modo la tiene, la porta è sguarnita, Parrel, Parrel da solo con Rafinha che non la controlla, Skinina può ripartire, avanza Skinina, Cabeza aspetta però che arrivino i compagni, il servizio all'indietro per Battistoni che è portiere, quindi dovrà liberarsi rapidamente del pallone e lo fa servendo Anas, 1.32 alla fine, Anas, Cabeza, Battistoni, scambiano i due, Cabeza, Skinina, ancora Cabeza, palla che cerca di terminare sul fondo ma termina a lato invece per questo tocco non preciso di Battistoni che zoppica vistosamente e torna claudicante in panchina. Torna Tondi in porta, 1 minuto e 19 quando Mello effettua questa rimessa laterale. Oselito, Mello, lancio in verticale, cerca di arrivarci Fornari, Tondi è in netto anticipo su di lui, lascia scivolare sul fondo, ha già effettuato la rimessa, rimane Tondi in porta però perché prova ad andarsene a Nas, Oselito lo ferma di forza, Oselito ancora, c'è il fischio dell'arbitro, Oselito con rimedia questo fallo che è il quinto fallo dell'Aniene quando manca 1 minuto e 6 secondi. Sei a tre quando mancano 66 secondi con Symbios Petrarca in possesso di palla con questa punizione di Oselito. Scambio di sguardi con Fornari. Oselito preferisce palla all'indietro. Arriva adesso a Fornari che temporeggia, Parrel in verticale, ci mette un piede Raubo, lo ferma in faro laterale.
Siamo entrati nell'ultimo minuto, 57 secondi da amministrare per il Simbios Petrarca per portare a casa questa vittoria. Fornari, forse c'è un tocco falloso di Schinina. Parrel cerca di metterla dentro, torna in possesso di palla Daniena, lì indietro per Raubo che addomestica questo pallone difficile. È Anasso ora che entra con la maglia del portiere in movimento. Eccolo servito, lo attende Parrel, all'indietro per Schinina, Raubo, Cavesa, Schinina, si fa vedere Anas, cerca di andarsene sul fondo, Anas la mette in mezzo, Zelito arriva prima di tutti e mette in angolo, 28 secondi. Cerca quantomeno di diminuire il divario, la Niene con la palla in mezzo, con Bastini che balza felino a anticipare Vironi, prova lui stesso la conclusione. È arrivato a fare buona guardia Schinina, prova a ripartire, 14 secondi, Anas, Cabeza, Schinina, giù per Avironi, intercetta Mello, 6 secondi alla conclusione. Anas, vediamo se proverà l'ultima conclusione, Cabeza, la scodella, ma arriva la sirena che sancisce la vittoria del Simbios Petrarca per 6-3. Ricordiamo la sequenza dei gol al secondo minuto del primo tempo Fornari, poi al quarto Parrel, al nono ancora Parrel su ripartenza rapida con Rafinha e il 3-1 di Cabeza al 3 minuti dal riposo. Nella ripresa subito al primo minuto il gol di Avironi. Poi Fornari, ma con la determinante deviazione di Battistoni, scusate, per il 4-2, Oslito per il 5-2, Schinina per il 6-3 e infine Mello per il 6-3, con cui la formazione petrarchina conquista questi 3 punti e prosegue la sua scalata verso i quartieri alti della classifica. Da Riccardo Piva, da Este, è tutto. Ci risentiamo martedì prossimo con il recupero con cui il Simbios Petrarca ospiterà il Sandro Abate. Ci risentiamo quindi e buona serata a tutti.